Per aggiornare Zoom da un dispositivo mobile con un sistema operativo Android, bisogna andare sul Play Store e nella barra di ricerche basta scrivere Zoom e cliccare su Aggiorna. Fatto ciò, il programma è stato aggiornato. La procedura per i sistemi iOS, quindi ad esempio un iPhone, è praticamente simile. Basta andare sempre nell'App Store, digitare nella barra della ricerca Zoom. Ecco che ti esce già il suggerimento. Facciamo un click e, ignorando la pubblicità, rechiamoci sull'icona ufficiale di Zoom. La riconosciamo ovviamente, Zoom Cloud Meeting. In questo caso ci fa vedere che dobbiamo scaricarlo, ma se non dovremo scaricarlo, dovremo semplicemente aggiornarlo. Al termine della procedura, l'applicazione sarà installata. Vediamo la procedura da un dispositivo Windows, quindi da un PC Windows. In teoria ci basta cliccare su un qualsiasi pulsante, ad esempio Join Meeting, e cliccando su Cancella, ecco, vedete, ci compare in automatico l'aggiornamento, quindi dovremo semplicemente cliccare su Update. Se invece abbiamo effettuato l'accesso, avremo questo messaggio: effettua l'aggiornamento. Se questo messaggio non dovesse comparire, dal nostro logo facciamo un click e clicchiamo su Check for Updates. Ecco che compare l'aggiornamento, basta premere su Update. Tenete conto che il programma potrebbe aggiornarsi in automatico, senza che noi facciamo nulla, quindi un aggiornamento forzato. Cioè, se avviamo Zoom, potrebbe comparire questa schermata che forzerà l'aggiornamento. Vediamo la procedura per i sistemi Mac. Cliccando su Zoom, la procedura è identica. Clicchiamo su Check for Updates. Ci dice che è disponibile una nuova versione. Clicchiamo su Update, Install. Avremo delle differenze rispetto a Windows. Dovremo seguire questa procedura di installazione. La password è la stessa che inserite per accedere al vostro computer. L'installazione è riuscita. Adesso Zoom è aggiornato all'ultima versione.